Va bene, allora innanzitutto scusate perché grazie a una vostra collega che è venuta ad avvisarmi mi sono reso conto che ho fatto una svista clamorosa nell'esercizio che abbiamo visto ieri. Il problema era di il secondo problema che abbiamo visto, la seconda versione del castello, era riuscire ad arrivare dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra facendo dei passi, e ogni passo, le quattro direzioni, poteva essere fatto in una delle quattro direzioni, ma la lunghezza del passo dipendeva dal numero scritto sulla mattonella in cui mi trovavo. Per cui, ad esempio, nella mattonella in alto a sinistra, nella piastrella in alto a sinistra c'è scritto 4, il che vuol dire che posso fare un passo di 4 caselle verso destra o un passo di 4 caselle verso il basso. Questo era il problema. Ovviamente quando ho scritto il codice mi sono completamente dimenticato di mettere la lunghezza del passo e ho scritto l'algoritmo ricorsivo in modo che calcolasse il percorso minimo facendo tutti i passi singoli, e ovviamente il percorso minimo facendo passi singoli è arrivare prima a un'estremità e poi scendere. Le modifiche che bisogna fare per scrivere correttamente il programma sono minime, basta avere una variabile step size che viene inizializzata con il valore della mattonella corrente su cui mi trovo, e poi il passo sarà uguale a, devo modificare un offset pari a il coefficiente della mossa moltiplicato lo step size, e la stessa cosa quando torno indietro. Mi serve memorizzare step size in una variabile locale, e non posso semplicemente usare il valore della piastrella corrente, perché se no non saprei fare il backtracking, non saprei tornare indietro. Una volta che sono andato devo sapere quanto era lungo il passo che ho fatto per poter tornare indietro, quindi ho bisogno di una variabile aggiuntiva, in questo caso step size, una variabile locale che memorizza la lunghezza del passo. Interrompo, così metto questo file.